Ciao a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non mi conosce, io sono Rossella Pani. Oggi faremo una lettura angelica valida per 2 settimane, ok? Quindi compresa il Ferragosto, e quindi partirà esattamente dall'8 agosto al 22 agosto 2022. Suddivideremo la lettura in 3 gruppi, gruppo A, gruppo B e gruppo C. Ora, prima di iniziare, faremo una preghiera di protezione con l'Arcangelo Michele e durante questa preghiera vi chiedo di chiedere al vostro Sacro Cuore, ai vostri angeli e all'Arcangelo Michele qual è il gruppo giusto per voi. Potrebbe darsi che sia anche più di un gruppo, potrebbe essere gruppo A e gruppo C. Okay? In quanto le letture sono interconnesse, però chiedete con amore, con intenzione pura d'amore, qual è la lettura giusta per voi. Ok? Ora iniziamo con la preghiera di protezione. Invoco la divina presenza di Dio, Dea Onnipotente, Padre e Madre, i miei angeli custodi, il mio sé superiore, gli angeli custodi e il sé superiore di tutte le anime che con tanto amore mi seguono. Invoco te, Arcangelo Michele, Maestro Gesù, Maria Regina Celeste e tutti gli angeli della coscienza micaelica e vi chiedo con amore di purificare la nostra energia, le nostre intenzioni, parole ed azioni, di elevare le nostre energie, vibrazioni e frequenze e di aiutarci a sintonizzarci nella frequenza dell'amore più puro ed incondizionato. Arcangelo Michele, vi chiedo di creare uno scudo di protezione impenetrabile all'oscurità, dove possa entrare solo la luce, l'amore più puro e vero di Dio Dea Onnipotente, Padre e Madre. Chiedo di radicare la nostra energia fino al centro della Madre Terra. Grazie, caro Dio, grazie Arcangelo Michele, grazie al Maestro Gesù, grazie Maria Regina Celeste. Grazie a tutti gli angeli, a tutti gli esseri di luce che stanno partecipando in questa lettura angelica. Ok, iniziamo con le carte degli angeli. Vediamo cosa ci vogliono dire. Gruppo A, iniziamo dal gruppo A. Radica te stesso, è importante radicarsi alla terra in questo momento. Gruppo B, cuore, chakra del cuore, poi andiamo a vedere nello specifico che cosa ci vuole dire. Ascolta, gruppo C, rimani in ascolto. Vediamo le carte delle fate. Ecco qua, stavano cadendo più carte. Manifestazione. È importante radicare te stesso nella manifestazione. Sì, assolutamente. Poi andiamo a vedere perché. È tutto interconnesso, veramente. Sono uscite 2 carte. Trova l'equilibrio e, come dire, spera in maniera saggia, va bene? Cioè, fai. Fa che le tue speranze siano sagge, allinea i tuoi pensieri, parole ed azioni alla saggezza, all'integrità e all'amore. Vediamo gruppo C. Gruppo C, l'energia della luna. Ok, approfitta di queste energie che ci sono, che ci stanno aiutando. Molto interessante. Allora, gruppo A, rinascita, benissimo. Bene, una bella lettura per il gruppo A, bella positiva. Gruppo B, cicli. Interessante. Gruppo B è più sulla guarigione. Ecco qua. È magic. Magia, manifestazione, bellissimo, molto bello. Allora, iniziamo. Gruppo A,
Radica la tua energia fino al centro della madre terra. È molto importante per manifestare i tuoi sogni e i tuoi obiettivi sul piano della materia essere radicati. Ricordiamoci che noi manifestiamo quando il nostro chakra, l'ultimo chakra, cioè il primo chakra, scusate, il chakra della base è radicato fino al centro della madre terra. È importante che i nostri sogni sul piano e che sono sul piano, sui piani dell'invisibile, per potersi manifestare poi sul piano della materia, la nostra energia deve essere radicata. Ok? Cosa vuol dire? Smettere di stare troppo nei pensieri, smettere di stare troppo sulle nuvole, azione concreta nella materia, nella direzione dei tuoi sogni, dei tuoi obiettivi, e fai la meditazione di purificazione dei chakra. Io l'ho messa a disposizione gratuita, è molto potente per radicare la tua energia fino al centro della madre terra. Assolutamente, hai le energie giuste, ci sono le energie molto potenti in questo momento sulla terra, molto potenti per la tua manifestazione, per la manifestazione concreta dei tuoi sogni e dei tuoi obiettivi. Se tu farai questo, se tu ascolterai i consigli dell'Arcangelo Michele, assolutamente c'è una bella rinascita per te, una rinascita nelle opportunità, una rinascita nell'amore, una rinascita nelle amicizie, in tutti gli aspetti della tua vita. Stai creando una nuova realtà. Abbi fiducia in te stessa che questo sta arrivando. Ci vuole anche fiducia nell'universo, nell'amore divino. Tutto sta arrivando in maniera sincronica e perfetta, però radica te stesso, va bene? Molto importante. Allora, per quanto riguarda il gruppo B, si parla del chakra del cuore, va bene? Il tuo cuore è il centro dove praticamente risiede l'amore, risiede la grandezza dell'anima. È molto importante guarire il tuo cuore dalle ferite del passato, guarire il tuo bambino interiore col processo del perdono. La tua chiarosenzienza, la tua empatia è proprio avviene nel centro, cioè il centro che attiva la chiarosenzienza e l'empatia è il cuore, in quanto la compassione, il perdono, il sentire le emozioni degli altri, il capire, il mettersi nei panni degli altri, il sentire esattamente quello che gli altri sentono e provano è proprio grazie al dono che risiede nel cuore, va bene? Quindi il perdono, la guarigione del cuore ti aiuterà ad avere un sentire più profondo, più chiaro, più preciso, più allineato, cioè quelli che sono gli obiettivi della tua anima da quelli che sono invece ego, quindi fare questo discernimento per poter fare chiarezza dentro di te è importante, guarire il cuore, veramente importante. Gli angeli e l'arcangelo Michele ti stanno invitando a lasciare andare le ferite del passato, non ti servono, devi riallinearti alla tua anima e andare dritto nella direzione dei tuoi obiettivi. Se, diciamo che devi trovare equilibrio, equilibrio attraverso la meditazione, il perdono, la preghiera, uscire nella natura, lasciare andare le ferite del passato e inizia anche a creare una nuova realtà attraverso dei pensieri puri d'amore, intenzioni pure di amore, in allineamento all'anima. Cerca di creare attraverso l'amore, non l'ego. Trascendi l'ego. Questo è assolutamente un percorso da fare se vuoi riallinearti alla tua anima, se vuoi essere felice in questa vita. È importante creare attraverso l'anima, va bene? Diciamo che ci sono dei cicli nella tua vita, nei cicli nel tuo corpo, cerca di accettare il tuo presente perché diciamo che adesso il passato lo devi lasciare andare. Attraverso i pensieri e le tue creazioni presenti, tu creerai il tuo futuro. Quindi accetta che il tempo è ciclico, accetta che questi cambiamenti avverranno secondo le tempistiche divine. Ci vuole del tempo, ci vuole pazienza, ci vuole serenità e tutto arriverà nel momento giusto. Bene. Passiamo ora alla lettura del gruppo C. Assolutamente la tua anima ti sta invitando al silenzio, alla meditazione, alla
preghiera, all'ascolto, ascoltare l'anima, la voce dell'anima è molto sottile, molto leggera, molto delicata, ma anche molto forte, ma per poterci connettere con l'anima, con gli angeli, con l'arcangelo Michele, è importante fare silenzio, uscire dal caos della mente, dal caos del giudizio, dal caos dell'ego, va bene? Ci sono delle energie molto forti in questo momento. Connettiti con le energie della luna per la tua manifestazione. È molto importante che magari puoi anche fare delle meditazioni a cielo aperto e connetterti con le frequenze della luna, perché assolutamente per la manifestazione sono molto potenti. Quindi cercare anche di seguire quello che è il ciclo lunare, va bene? Quindi durante la luna piena sei invitato a fare le tue preghiere di manifestazione. Questo in antichità queste erano delle usanze molto praticate, per l'essere umano era normale seguire l'influenza lunare, l'influenza degli astri, va bene? L'invito è quello di connetterti con le frequenze della luna. C'è un motivo superiore, assolutamente. Sei troppo confuso e quindi per poter calmare le tue emozioni, per poter manifestare chiaramente quello che desideri e fare chiarezza su quello che vuoi veramente, medita all'aperto, magari di notte. Adesso, grazie a Dio, siamo d'estate, si può fare una meditazione la sera, anche alle 10, alle 11 di sera, mettersi sul terrazzo, sul giardino o andare con un amico, un'amica al mare, in montagna e fare una bella meditazione in pieno silenzio, in ritiro spirituale. Va bene? Sei invitata al silenzio, alla preghiera, alla meditazione e all'ascolto. Cose meravigliose stanno arrivando nella tua vita. Magic, credi nella magia della manifestazione, nella magia dei miracoli. Miracoli infiniti stanno arrivando nella tua vita. Sei in una luna positiva, va bene? Stanno arrivando cose positive nella tua bellissima vita. Bene, io sono felice di aver concluso questa meravigliosa lettura. Volevo augurarvi un Ferragosto di gioia, di allegria, di spensieratezza, di creatività con voi, con i vostri cari, con le persone a cui tenete di più. Spero per voi che possiate andare in vacanza, e se no, comunque ritagliatevi del tempo per fare delle passeggiate nella natura, per ascoltarvi, per andare in meditazione, per prendervi cura della vostra anima meravigliosa. Un invito anche quello di pregare per l'umanità, per la Madre Terra, per far sì che veramente la pace possa regnare su questo pianeta, va bene? Io volevo ricordarvi che mi occupo di facilitare delle sessioni di letture angeliche con l'utilizzo delle carte o come connessione diretta con l'Arcangelo Michele. Mi occupo anche di facilitare la guarigione con le nuove frequenze di luce e di assolutamente facilito anche il logo stealing. Sono delle sessioni di coaching che aiutano a eliminare i blocchi, eliminare i sistemi di credenze limitanti, sabotanti, i traumi del passato, le paure, il dolore, la sofferenza, un lavoro molto molto potente per aiutarvi a ritrovare equilibrio e armonia nella vostra vita. Volevo ricordarvi che il percorso di coaching di 2 mesi per imparare a connettersi con le nuove frequenze di luce inizierà il 31 di agosto. Quindi, se siete interessati a fare questo percorso di 9 settimane con me, è un percorso meraviglioso, un percorso stupendo e straordinario. Contattatemi e vi manderò il video training informativo. E poi deciderete se questo percorso fa per voi. Per chi invece ha voglia di vivere l'esperienza dal vivo, immergersi nelle nuove frequenze di luce 2 giorni o 4 giorni, ho creato un seminario dal vivo che si terrà a partire dal 29-30 ottobre 2022. Se volete fare 2 giorni e imparare tutto sulla guarigione energetica con le nuove frequenze di luce, oppure 4 giorni se volete anche imparare a facilitare la connessione al sé superiore, non esitate a contattarmi. Presto un video training dove spiegherò tutto dalla A alla Z. Un salutone.
presto, buon Ferragosto e ci sentiamo il 22. Ciao ragazzi, ciao ragazze.